Allora, questo è il contratto, questa è la copia del libretto. Bene, adesso abbiamo tutto. Ciao ragazzi, benvenuti al canale a tutti. Allora, in diversi di voi mi hanno chiesto, a seguito del video dove dico che ho comprato la quarta auto per il garage, senza svelare quale, almeno per il momento, mi hanno chiesto come si procede poi operativamente per un acquisto a distanza. Allora, oggi vi faccio vedere quei due o tre step fondamentali per arrivare il determinato giorno del ritiro con tutto già pronto. Allora, una volta che si è fatto un bonifico di acconto per bloccare la macchina, il venditore ti manda la copia del contratto da firmare dove sono riportati l'acconto versato, il totale della cifra di vendita, il saldo residuo comprensivo anche già del trapasso, in modo che verrà fatta un'operazione di pagamento dell'auto, pagamento del trapasso. E quel giorno, con già l'assicurazione, si può in una puntata sola ritirare già l'auto. Quindi mi ha mandato il contratto che non vi posso far vedere perché c'è scritto che macchina ho preso, se no vi toglierei il divertimento. Due cose molto professionali che sono state scritte sul contratto sono il chilometraggio effettivo, e questo è validissimo perché viene certificato nel contratto stesso, e poi che alla consegna l'auto avrà fatto un controllo nell'officina, quindi, come a dire, saranno controllati un po' tutti i livelli e che non ci siano malfunzionamenti. E anche questa è una buona garanzia verso l'acquirente. Quindi si firma il contratto, si rimanda via mail e sostanzialmente il grosso è fatto. Poi ci si fa mandare la copia del libretto dell'auto, perché con questo si può procedere a farsi fare qualche preventivo di assicurazione dai vari portali o dalle varie compagnie assicurative. Io di solito vado su facile.it perché mediamente mi sono trovato bene, hanno già la mia anagrafica, vedono già che ho avuto e ho diverse auto con loro. Quindi tendono a trattarmi abbastanza bene. Il poter avere più auto ti permette anche un pochino di strappare quello sconticino finale con quella determinata compagnia che riservano proprio per chi ha più di un'auto. Al di là del preventivo che mi viene fatto da facile.it, mi rivolgo alla compagnia che ha preventivo minore. E poi cerco di negoziare direttamente con lei. Di solito un 50 euro li strappo. Poi, in base alle mie esigenze, valuto se fare una formula di premio annuo oppure, se mi viene più comodo, a volte ho fatto anche due semestralità, perché tanto con quello che mi faccio scontare io ulteriormente. Vado in pari con quel 4-5% in più che costa la polizza divisa in due semestri, però se mi viene più comodo faccio così. Occasionalmente, solo con alcune polizze, mi è capitato di farla trimestrale, era una fase dove mi serviva far così e alcune lo fanno, non molte. Non molte, direi un 20-30% il trimestrale lo fa. Sconsiglio le polizze mensili perché fondamentalmente ti aprono una linea di credito e appare come una formula di finanziamento, per cui risulta in banca dati come se tu avessi fatto un finanziamento per quella rata mensile. E quindi, ma eviterei di aprire delle linee di credito in quel senso.
Poi a trapasso avvenuto, l'auto è pronta per essere ritirata con l'assicurazione fatta nel frattempo, che sarà quella cosa che farò, come dicevo, tra il 20 e il 25 di gennaio. Non prima, perché sono già impegolato con tutta una serie di cose da fare, per cui non mi è possibile andare prima del 20-25 di gennaio a Modena, lì vicino. E quindi, ragazzi, portate ancora un po' pazienza. Ho visto tutti i messaggi riguardanti quale delle due auto posso aver preso. Ve lo dirò in fase di ritiro dell'auto. Lo vedremo tutti quel giorno lì. Per oggi, ragazzi, è tutto. Questo è un videino abbastanza snello, ma che almeno assolve il compito di farvi capire come si può procedere anche dopo la telefonata al perfezionamento dell'acquisto di un'auto a distanza. Spero l'abbiate trovato utile. Per oggi è tutto, qui dal Varesotto piovoso, un saluto da Dave, al prossimo video!